Ancora partita importante, ancora partita estremamente equilibrata. Aberdeen, Dinamo di Berlino 2-1. Fa tutto ed è un po' il grande protagonista da parte degli scozzesi dell'Aberdeen, Black, il centravanti Black, che realizza, come vediamo, il primo gol dopo aver già in precedenti occasioni impensierito severamente la difesa imperniata sul gigantesco Rudvalait della formazione della Dinamo di Berlino, che è un abitué ormai della Coppa dei Campioni, con 5 vittorie consecutive in campionato e quindi 5 presenze consecutive, l'ultima delle quali è stata protagonista anche di un confronto con la Roma nelle fasi preliminari del torneo. Ecco il gol di Black, l'abbiamo visto, lo stesso Black si fa vivo poco dopo, ma è meno fortunato perché questa volta è la traversa che ferma la sua deviazione di testa, con la difesa ormai bloccata praticamente. Però ancora Black riesce a realizzare la successiva seconda rete della Aberdeen, questa volta approfittando di uno scivolone di Rudvalait, che è incerto nell'uscita, perde l'appoggio proprio nel momento in cui sta per saltare. È fatto piuttosto strano, indipendentemente dalla statura di Black, fatto piuttosto strano che un portiere di 2 metri praticamente di statura non sia riuscito a controllare questo pallone che è passato non molto alto. Ecco, sembra l'azione quasi finita, invece c'è un caparbio recupero sulla sinistra, un cross, ecco, vedete che Rudvalait perde proprio l'appoggio nel momento di saltare, non riesce letteralmente a saltare, Black lo brucia ed è il gol del 2-0. Ma la partita però finisce 2-1, in quanto la Dinamo di Berlino caparbiamente insiste e riesce ad accorciare le distanze su un'azione di calcio d'angolo, stiamo per vederla, al 38esimo minuto ad opera di Schulz la rete del 2-1. Rete del 2-1 che ovviamente consente alla Dinamo di Berlino di sperare in una positiva prosecuzione della Coppa nel turno successivo. Anche qui un gol di testa, è stata un po' una beneficiata dei colpitori di testa che abbiamo visto protagonisti in tutte le occasioni. Qui è stato Schulz dopo quelli di Black per il 2-1 finale sul terreno dell'Aberdeen, per l'Aberdeen appunto contro la Dinamo di Berlino. Altro incontro importante.